Ragazze e ragazzi, rieccoci qui su Baldur's Gate 3. Abbiamo inavvertitamente, direi, completato, anzi andiamo un attimo a vedere che è un po' che non guardo, la missione dell'imperatore. Esatto, esplorare il vecchio nascondiglio dell'imperatore. Abbiamo recuperato una preziosa, ma potrebbe ancora esserci ancora altro da esplorare. Infatti, boh, siamo capitati non so dove. Ah, il Granduca completato. Vabbè, ogni tanto questa si evidenzia. E abbiamo ucciso sia Kanzator che Ulma a posto. E abbiamo fatto una strage al palazzo di Kanzator. Ok. Ora, avanziamo. Non so, siamo capitati, boh, in un covo Githyanki, ma... so, non sono ostili, ma razziatore, ma non gli possiamo neanche parlare. Scusi, veterano, non ci hanno detto nulla. Cronaca delle operazioni a Neverwinter. Un registro che documenta le date di ogni operazione di sabotaggio a Neverwinter e i nomi in codice degli agenti dei Cavalieri dello Scudo coinvolti. Oh. Strano che non ci possiamo parlare, però. Laezel, glad you could join us. The Kithraki have spread word of that artifact that you carry. Tell me, Laezel of Kalir. What reward do you think the Astral Prism will fetch once I pluck it from your corpse and present it to Vlakith? What honors, what riches will the Undying Queen grant me when I hand her the failed prince? Stand down. I protect the Prism on our Queen's behalf. The Undying Queen cares not for who delivers her the Prism and the traitor prince within. All that matters is that it is delivered. The false heir's head will make a fine trophy for Vlakith. As for you, I will leave nothing behind but meat and shattered bone. Intimidire. Colpiscimi e morirai. Una guerriera fallita e dimenticata dal suo popolo. Oh? Facciamo bonus lo stesso. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta, a voglia. Ok. Damnable whelp. For a thousand years I have given my life to Vlakith. And you, Laezel, a child, an unascended, would snatch my glory for herself. You may keep your head. But I will yet be exalted. I will yet see my name carved in slate. Vlakithka Sivim Hrath Krashet. Ah, pensavo che partiva. Vabbè, oddio. Sì, pensavo che partiva tipo lo scontro, invece no. Ah, se ne vanno. Li abbiamo scacciati praticamente. Vabbè. Basta, è il portale. Ah, ecco. Ok. Vabbè, ciao, eh. Ormai l'esperienza praticamente non ha più valore, non ha più senso, perché abbiamo raggiunto il massimo. Più di così possiamo fare, direi, ma siamo già belli forti, direi. Forziere pesante, questo lo raccolgo. Vabbè, questo lo leggo e basta così. Qui... chiave d'argento, prendiamola. E l'avanzata di Gorta, cioè, ok. Ecco un resoconto dei progressi che sta facendo il contrabbandiere emergente Enver Gortash nel traffico d'armi nella valle di Kjontar. Anche se definirli progressi è un eufemismo, annessione sarebbe più appropriato. I precedenti capi del mercato nero, i Cavalieri dello Scudo, e fuori città gli Zentarim, sono stati in gran parte soppiantati dall'attività di Gortash. Il traffico d'armi non è mai stato un componente importante dell'attività della Gilda, ma date le sue evidenti ambizioni, non sarebbe saggio pensare che Gortash si fermerà qui. Bisogna tenerlo d'occhio da vicino, Uktar. Vabbè.
da mettere a tacere. I seguenti individui sono una minaccia per le nostre operazioni e devono essere messi a tacere. Ok, vabbè. Va bene, forziere pesante visto e... boh. Vetrina. Raccoglio, aggiungo la mercanzia. Raccoglio, aggiungo la mercanzia. Dai che voglio uscire. Voglio uscire. Oh, vedi che sbucavamo la taverna. Sì, ma sotto la taverna è tutta sta roba qui. Cos'è? Pulsante. Ah, ma è un classico. Il passaggio segreto nella botte. Ok. Proprio... oh madonna, è qua? Vabbè che sono topi, però... topo. Sono tanti. Troppi, direi. E... toh. Facciamo così. Colpo critico. E... poi... lei non arriva, aspetta. You bow or you break. Ma io starei qui, perché poi qua verremmo circondati, invece qua non ce la fanno a circondarci tutti, quindi ok. Ok. E va bene. No, beh, dai, contrattacco. No, no. Stiamo qui. Riusciamo a prenderlo, sì. Ok. No choice but to keep going. E anch'io colpirei magari. Ok. No. È esploso. Qualcosa. Come abbiamo ucciso un po'. E to. Fallimento. Adesso tocca loro in massa. Ma tanto non ci passano. Non passano tutti. Ah, qui c'è la pozza, ho visto adesso. Quello si è suicidato. Ah, ma adesso piano piano, una alla volta. Percorso interrotto. No. Possiamo spostarci un po'. Ok. Ok. Poi direi svantaggio. Aspetta. Questo. Ok, e ah, è qui. Ci arrivo così. Ok. Ok. Ah, va che c'ha. Ah, vedi, come azione puoi effettuare una... prima non me ne ero accorto. Ci arriviamo? Sì. Ok. Lei mi va così. Ok. Io colpirei questo qui. No. Ah, non era nell'olio questo. Forse è sangue. Ah, no, è sangue, ok. E allora... no. Toh, becchiamo questo. Ok. Aia.
attimo, non ci può, non può arrivare. Tocca a me. No. Ok. Victory awaits. Attacchiamo così. Poi sì che arriva. Così. Così e così. Ah, fallimento. Ready. Vai. Never a dull moment. No. E a posto. Dai, che abbiamo sterminato un'invasione di topi. Ok, to. Oh. What to do? Oh. Vabbè, questi non si possono ispezionare. Aspetta. Oh, qua risorse, testa di maiale, costata, prosciutto, lonza, spalla. Cosa c'ha? Ah, è passato su... costata. Ok, dov'è lo zaino? Qua. Un po' di 4, 5, 5, 5, 10, vai, manda all'accampamento. Ok. Ma la smette di... Ok. Dare a fuoco. Scale di legno, aspetta. Qui ok, dove siamo... No, qui dove siamo usciti, qui... C'è qualcosa? Ah, qui c'è una porta. Ok, manda l'accampamento. A pulsante. Probabilmente apriva la botte. Siglia. Manda l'accampamento. Ah, è un po' di vino. Ok. Ok, manda l'accampamento. Ah, se abbiamo portato via tutto dalla cantina, a posto. Non possono più vendere vino e birra. Per lo più è vino, anzi, non sono stato a leggere, ma mi sa che è solo vino. Vai, andiamo via. Va. No, poi nelle fogne ci torno, ovviamente, però aspetta. We've got lots of bread, actually, and only a day or two old. Also, taverna del canto elfico. Aspetta che si deve caricare. Qui abbiamo un obiettivo per l'omicidio. Tamburello, aspetta. Ecco, parlare con gli animali. Hello, servant ape. Would you kill those rats, please? Their presence vexes me. Già fatto. Già fatto. Comunque, l'obiettivo è lui. Oi, we got rats in cellar. We also got cats, but cats are useless. So how about you kill the rats? Già fatto. Buone notizie, cuoco. Ho già ucciso i topi. You did? Very clever. Good job. Yes. Here, you take this. 300 così. Compiaciuto, accetta. Così, missione presa e fatta. Madonna quanta gente, spero. Qui
parlare con la connestabile. Ah, per gli omicidi. Questo, l'oste qui. Oi, oi. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. È qualcosa da scambiare. It's been slim picking since the absolute butchered that supply convoy. But have a look. Ah, più che altro, vabbè, giustamente. Oh. No, ma aspetta, quello che ho magari lo vendo. Adesso che siamo qui. Perché se qui sono due cose nere, a me non piace, fa vedere. Cavolo, pane. E poi ci abbiamo qui. Grasse risate in corso. Sa... Che è questo? Qui mi sembra bello alto. Hey, smart stuff. I'm Willoughby, the comedian. And we got a little contest here called the Laugh Riot. You wanna play along? Cosa sono queste grasse risate? It's all about the boffo yokes. We see you can tell the funniest stories and the winner gets the prize. Insomma, non è che ho il carattere proprio, però che cosa ci sarà in premio? Va bene, dai, vediamo. Great. I'll go first to show you how it's done and then you can see if you can top me. Hello, Baldarians. You know, I wouldn't be here tonight. Except my wife ran off with a cambium. That's right. I got fiend zone. We used to have a drow comedian. I had to ask her to stop casting Tasha's hideous laughter on the audience. Then I asked her how many drow it takes to light a torch. And she said, none. We have dark vision. So I killed her. The elf song patrons think that one's funny. There may be hope for you yet. Sì, infatti. Your turn, smart stuff. Knock 'em dead. But not literally. Got me? Sapete qual è la differenza tra un nano e un bullet? Non potete lanciare il bullet. Diciamo questa. Adequate, but no better. Allora, sapete di cosa è piena una stanza dove non si sente un applauso? Di gente morta. Direi che è più nel nostro stile. Metto anche il bonus. Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh, hang on. This should be against the rules. Applaudito, vi strappo la spina dorsale. I tre morti giù. Io vado sempre ad intimidire, dai. 25. Ah, un po' più difficile. No. Cavolo. Usiamo. So che per una roba un po' futile, però usiamo una nostra unica ispirazione. Dai, la voglio usare. Voglio usare. Ok, dai. Are you kidding? Come on. Cheers, whistles and applause. Almost shocked. Yeah, yeah, you're hilarious. Now get out of here before I lose my job. Scusa, il premio? Oh. Premio? Second best. Me.
Maybe it's time for this old boy to find a new grift. E il premio. Ah, aspetta, questo è parente. No. For once, Dad lost. È figlio, ok. Maybe he can retire some of those jokes now. Though I do like the one about killing the drow. Ma il premio non me l'avete dato, maledetti. Io vi strappo la spina dorsale davvero. You're not really listening to this clown, are you? The lights are much more interesting. You look closely at the young woman. Dilated pupils and palpitations. She's a silk root abuser. No, direi che neanche anche per me, no? Sei nel posto sbagliato, testa di... Quelli come te appartengono ai vicoli. Wow! And here I thought you looked like a nice one. Guess I was wrong. Now that was funny. I needed a good laugh. Grim times, eh, stranger? Vabbè, è stato un po'... sprecato un po' forse la mia ultima intuizione. Speriamo di guadagnarne altre. Ispirazione, intuizione. E ok, fa vedere dove siamo qua. Sopra dobbiamo parlare con la connestabile De Vella della taverna per gli omicidi. Qui abbiamo un bersaglio. Ah, aiutare i sopravvissuti alle megere. No, ma io vado, visto che siamo fuori. Vado per prima cosa al tributo del diavolo. E vendo, se no poi divento ingombrato. E per il tributo era di qua. Che è sto? Ah, forse è il robot di sopra. Vendiamo. Welcome back, Devil Slayer. Allora, vendi. Oh, mi sono liberato di un peso, direi. Direi anche questa si può vendere. Sti diamanti. Poi alla fine ho diamante nero. Questi teniamoli, dai. Tanto non è che ho così disperato bisogno di soldi. E... ah, ecco qua, lei ha pozione guarigione suprema, pozione guarigione superiore. Questo lo vendiamo. E a posto, direi. Sì. Sì. Coin and ok. Ordina valore. Perfetto, un po' più di ordine, insomma. Però mandiamo all'accampamento questo. E poi anche Astarion aveva... è questo che tanto non so a chi dare. Io lo mando all'accampamento, dai. Ok, questo qui. Poi c'è un sacco di roba anche lui. Le pergamene. No, adesso ne ho un po'. Ne ho un bel po'. Mettile qua dentro. Anche queste però mi sa che andranno vendute prima o poi, vabbè. Tintura nera azzurra manda ad Astario. Ok. Le chiavi non so perché me le mette qui. Quando c'è il portachiavi. Eccolo qui. Ah, un'altra pergamena. Manda ad Astario. Questo lo tengo io. E basta.
facciamo così. Ordina. Perfetto. Ah, questa balestra sciaritta in effetti la posso vendere. Aggiunge la mercanzia. Ok. Oh, va come mi sono liberato. Allora, ti vendo quest'ultima cosa. Ok. A posto. Quindi dove andiamo adesso? Fatemi vedere. Qua il cuoco è rimasto compiaciuto. Ok. Qua è rimasta la fila dell'oscurità. Magari posso fare questa. Solo che dov'è che si trova? La casa del dolore. Non me ne è segnata neanche sulla mappa. Così completiamo anche la sua. E poi rimane solo quella di Lyzel, che è legata a Voss. Però quella di Voss aspetterei. Farei prima qualcos'altro. Ma per quanto riguarda Cuore Scuro, fare una nuova missione. Abbiamo detto a Sharit. Ci ha rivelato che il chiostro è nascosto in un luogo chiamato Casa del Dolore, nella città bassa. Quindi è qua in giro. Casa del Dolore. E magari è qua a sud, diciamo. Che non è segnato. A nord no, di sicuro. Se no avremmo già trovato. Allora magari facciamo così. Mettiamo un segno qua. E partiamo da qui. Magari si potenzierà anche Cuore Scuro, boh, ulteriormente, chi lo sa. Vediamo. Andiamo giù di qua. Andiamo anche a scoprire come disattivare le sentinelle. Qui. Casa, perché casa dove è segnato? È un errore. Qua casa dove è un bug. Fuori dalla mappa. Vediamo. Qui c'è il ponte levatoio alzato. Ma qui salva addirittura. Ah, ma questo è il porto praticamente, no? Sì. Quindi forse non è di qua, non so. Fonderia. Ah, fonderia delle sentinelle d'acciaio. Ah, volo. Ma. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadam. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are, fearmonger. Hear, hear! Attention seeker! Hear, hear! Agent of chaos! Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Ragnahels follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today we will be divided no longer, for today we rise in truth! Psst. Don't just stand there! Help me, goddammit! Help me! A madman Volo may be, but I see no reason to blow him up over it. Bessie, dai. Pugno alla tua arma.
Di che crimine è accusato quest'uomo? Se è colpevole, dove sono le prove? Dov'è il processo? Questa non è una giuria, è una folla inferocita. The newcomer speaks, and speaks of evidence, and trials, and justice. And in so doing, they delay their very own salvation. Dear citizen, dear friend, rest assured you will have your justice. But I'm afraid the time for trials has passed. Now is the time for judgment! Lo fermiamo. Ah, ecco, ok. Ok. Ah, quello è passato in mezzo. Dov'è? Bulla Varan. Quello di prima, dov'è? Ah, però c'è il fuoco sotto. Dobbiamo salvarlo subito. Ah, eccolo qui il tizio. Allora, mi sa che dobbiamo usare, sì, passo velato. Mi sa che è troppo lontano. Porca vacca. E se, ah, se no, se lanciassi, tipo, ce l'abbiamo. Acqua. Guarda qui. Però forse lanciarla qui non serve a niente. Devo lanciarla là. Sopravviverà al... non so. Perché forse Lazel ce la fa ad arrivare a lui. Forse. Noi siamo ultimi. Allora magari facciamo così. Colpiamo lui. Non ci riusciamo. Ok. È morto. Ok. E, perché ha fatto cadere, vedi, la torcia qua. Fascino. Allora, perché Lazel ha... però questo è riposo lungo poi. Vabbè che questo l'ho usato poco in realtà. Non arriva fino lì. Arriva fino... no, movimento insufficiente. Fino qua. Ma se io uso questo... ok. Ma che ci arriva? Però non lo può aiutare in effetti. In effetti. Per questo spero che resista, dai, un turno. Se no... come si fa? Op. Risorse... a meno che usiamo... io ho paura che poi scoppi, salti in aria, quindi usiamo, dai, questa azione impetuosa. Aiutiamolo, dai. Ecco. A posto, così dovrebbe scappare, almeno. E ho sacrificato un'azione impetuosa, Colpo di scudo. Oh, menate voi, Ma Astarion ha già poca vita. Allora, lei è circondata. Che mi può fare? Ma non
volevo usare degli slot incantesimo, però... Ma scusa, le sentinelle no, vabbè che questa è dentro. Non possono intervenire in un certo senso. Qua c'è una tappa. E... Se no facciamo... facciamo guardiani spirituali, danni necrotici. Resistenza nessuna. Sì. Vai. Sì, livello 3, dai. E to. Ecco. Ma allora sei stupido, scusa, è andato proprio lì in mezzo. Ah, ok, è andato proprio lontano. Cioè. Allora io... no, do una mano a lui. Non mi sembra... Sì. Un po' critico. Ok. E... Sì. Astarion... no. Può fare... Esatto. Critico, vai, morto. E... 80... Mi fa... 83, livello 8... Andiamo da lui. Mi fa morso... Ah, cavolo. Solo 16, vabbè. Ok. Vai sul fuoco. Oh, ma tutti su Astarion. Ok, bravo, guardiani spirituali. Brava. Allora, e lei... Azione bomba, mi fa così. E attacca, dai. Incendiato. Mancato. Allora, to. Ok, così stai qua. Ok. Fascino. Colpo di scudo. Vai. Ha una barriera, non mi potete fare molto, cioè molto. Possono fare molto, ma io anche io li frego altrettanto. Facciamo infliggi ferite 50%. Lama di oscurità, magari un riposo breve lo facciamo dopo, dai. Sì. Su questa. Vai. Ok. E così sono accecati. Te. E termina. Lui va via. Noi colpiamo questo. Ok. E vai. Ok. Astarion. Sì, mi vai qui. Grande. Zia, quanti danni. Quanti bei danni. Ok. Ah-ha!
Oh, che stupido, mi ha scagliato via e poi si è avvicinato. Ah, concentrazione interrotta. Tocca a Lyzel e Lyzel mi prende lei, forse. Ok, allora mi prende lui. Me lo ci prova. Ok. Ah, bene, ha cambiato bersaglio. E noi con cuore scuro facciamo magari fiamma santa 35%. No, la prendiamo. Ah, questa è un'azione. Facciamo colpo di vino veleno. Sì. Ok, dai. È fatto, fatto. E no, vabbè. Basta. Ok, andiamo di riposo breve, raggio di fuoco, svantaggio, sguardo di immolazione. Impaurito. Ok. Tocca ad Astario. Sì, ci arriva. Colpiamo questo è sicuro. No, colpiamo questo, dai. Vai. Starion è un cecchino adesso. Anche se ha quella roba, sì, che... Ok. Ho fatto bene, dai, a darle più vita a lei. Comunque. E no, qui niente, azione bonus, magari saltiamo fino qui. Oh. E attacchiamo. Così forse facciamo anche questa. Ok. Sì, ce l'abbiamo, ma no, azione bonus l'ho già usata, niente. Tocca a me. Vai di arma. Mancato, porca vacca. È già lei attacca una volta sola. Quindi niente. Io non ci arrivo. Movimento non sufficiente. Porca vacca. Se faccio un salto. Sì. Ok. Ora sì. No. Ok. No one stopped me yet. Perfetto. E ora sì, dai, facciamo un riposo breve, Tom. Fammi vedere, aspetta. No. Ecco, voglio stare con la mia arma da mischia. Ah, qui c'è roba che posso vendere. Coglio, aggiungere la mercanzia. Roba che posso vendere. Anche qui. Ecco. Oh, vai, questo lo consumiamo, aspetta. No, aspetta. Questo raccogli, ok. Ok. Open up. Vediamo. Cosa ci manca qua?
cose. Se messaggio muore, ok. Sì, magari di torsione psionica, dai. Ok. Qui preso, sì. E qui? Aspetta. Tappa scoperta. Personalizza. Ah no, ma è passiva, è una roba passiva, aspetta, no. È una roba passiva, sì, una roba passiva. Niente. C'è una reazione. Allora parliamo con volo. God. I really thought I was done for. I suppose thanks are in order. Again. What's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. I'll tell you all about it. But not here. Too many eyes, ears, and where palms about. Meet me at your camp. Quindi lui poi era stato rapito, praticamente. Però non... cioè non ce l'aveva assegnato come missione. Salvare un compagno cantastoria, stare non trova l'ispirazione. A vedere. Salva Vo da una morte prematura. Fonderia, avviso all'ingresso. Security zone. Trespassers will be terminated without. Probabilmente è qui il segreto delle sentinelle. Questa inviolata Trellis. E chi è? Oh, Wave Mother, Queen of the Depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for a wave servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. No, veramente. Sto interrompendo il funerale. No, no. Oh, no. All are welcome to come and celebrate the life of the fallen wave servant. May the wave mother smile on you as she did Holly. Ok. Casa della regina delle acque. Only Dileford, chi è? Fammi svelare la mappa. Se no andiamo a forziere delle offerte. È vuoto. Andiamo un attimo all'accampamento e parliamo con volo, dai. Così magari concludiamo, forse. Eccolo lì. It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Orin La Rossa, forse l'hai fatta innervosire. Vai contestato. Hai parlato pubblicamente del culto dell'assoluta? Quelli hanno occhio ovunque. It is not the eyes that I fear, it is the intelligence behind them. The absolute is merely the outward form of something far more insidious. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. And his temple runs red with the blood of the innocent. Orin is his chosen.
And like Saravok before her, she is able to take on the savage form of the Slayer. If the Slayer is not stopped, it will slaughter every living thing in this city. As one of those things, I'm particularly eager to stop it. And there is a way. I have a study of the beast, penned by the wizard Irenicus himself. It contains all the knowledge needed to slay the Slayer. Now I just need a brave adventurer, willing to face Baal's Chosen, and to put the knowledge into practice. Ci penso io. Wonderful! I can scarcely think of anyone more suitable. It will serve you well. A study of the Slayer penned by John Irenicus. It's one of a kind, so do try to keep it away from the inevitable bloodbath, hmm? Beh, mi servirà ben più di un libro per affrontare l'eretta di Baal. Quite so. I was rather hoping you'd gathered all the rest of the adventuring paraphernalia yourself. You'll need every advantage. Cos'è il carnefice? The Dream Eater. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Once they have seen too much, once these dreams drive their minds to break, they are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. Parlami di Irenicus. A genius. Exiled from his home in the elven paradise of Soldanessala, when he attempted to seize the power of life itself, he instead turned his magnificent mind to murder on a grand scale. That is how he came to crave the power of the Baal spawn. He saw them not as living things, but as tools for his own machinations. In the end, though Irenicus took the form of the Slayer for himself, it was a Baal spawn who thwarted him, the same that saved Baldur's Gate. Ho già ucciso l'eletto di Mirkul, posso farci? I am a living witness to Baal's defeat. Come testimone vivente. So I know your battle against him is not futile. He can be stopped, but not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. Two or three at most. A proposito del carnefice. Leggi. Anche se questa progenie di Baal finora ha sprecato il dono del suo sangue empio, sembra che la frusta di Baal sia ineluttabile. Il dio dell'omicidio ora le ha concesso le sembianze del carnefice, bestia e profeta. E quando si trasforma la sua mente è distrutta, più di quanto tutti i miei tormenti possano mai fare. Ho passato questo tempo a mettere alla prova la progenie prigioniera con i miei esperimenti, cercando di estrarre altri doni di Baal, ma essa ha assunto l'aspetto del carnefice. Sembra che quelle sembianze si manifestino in momenti di puro odio, un odio divino che chi ha sangue mortale non può comprendere. Quando una progenie di Baal odia in un modo che piace al suo signore, Baal stesso scende su di lei come suo avatar. Nonostante tutto ciò che la progenie di Baal di Candlekeep ha fatto per impedire la rivolta di Saravok, sembra che il padre la ami davvero molto per intervenire personalmente in suo favore. Forse se continuerò ad assorbire tutta l'essenza divina che ho estratto mentre la progenie era mia prigioniera, potrò forzare l'accelerazione della magia di Baal nel mio sangue, ingannando lo sciocco dio e facendogli credere di essere uno dei suoi figli. Così potrò domare la bestia per usarla personalmente. Il libro prosegue con un resoconto dettagliato dei tentativi sperimentali di Irenicus di trasformarsi nel carnefice. Va bene. A lui si può. Whatever happens next,
Be sure that I will document it all as accurately as possible. Posso vedere quello che offri? Ah, gli è rimasta la mia roba. Vendi mercanzia. Ok. Beh, queste pozioni non le prendo neanche, tanto curano troppo poco. E ha delle pergamene, muro di ghiaccio, 1200. Sfera di sfera congelante di Otilucche. Va bene. Ah, provviste, gliele compro. Le provviste magari sì. Tò, zucchina, salame. Che comunque, appunto, è vero che ne ho, però sai, se devo fare un po' di riposi in più, eccetera, meglio, ok, meglio averne in abbondanza. Ok, dov'è? Beh, ecco qua. Manda all'accampamento. Ok, va bene, lascia l'accampamento. Ah, boh, abbiamo raggiunto, ok, la casa della regina delle acque. Cos'è? Aqua Woman? Chi è? Stanno facendo poi un funerale, boh. Alta marea all'Andra Grey. Rejoice, sisters, for Umberly has blessed her humble daughter with a pure death. Her lips blue with her kiss. Her lungs full of her quenching word. Umberly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. How dare this beast sully the safety of Grey Harbor? We will find its master and send him struggling into the Bitch Queen's embrace. Not a sweet sleep like Holly's, but a suffocating flood of fruitless garths and bursting flesh. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Sì, ma i soldi li ho, però. Perché l'ultima volta che dovevo, appunto, pagare, così mi sono rifiutato e c'è stato un casino. Ho portato la mia arma per vendicare la sua morte. Bah, diciamo, ho portato la mia arma per vendicare la sua morte. Yes. Then you know as well as Umberly that blood must soon be shed. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Chi stiamo celebrando? Poi chiediamo chi stiamo celebrando. Holly, one of Umberly's beloved wave servants. Blessed Umberly saw fit to spare her an ignoble death. But her passing was not as the Wave Mother intended. It was a beast who took her life. An unnatural one whose very existence is an affront to Umberly. A wretched metal monstrosity hewn by hubris. A rusting pollutant that bleeds black blood into Umberly's pristine waters. Come ha fatto Umberly a risparmiarle una morte ignobile? Ah, me la cava a uccidere bestie, forse potrei aiutarti. The Queen of the Depths is generous to those who serve her, and her favor is far less deadly than her wrath. Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours. Dove posso trovare il padrone della bestia? The beast struck Holly while she was swimming in Grey Harbor. She was found by some fishermen. We haven't found its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber and skewer it before it wakes. Questo dono prezioso non è l'annegamento, vero?
That privilege is not yours to earn. Ah, un privilegio. Vabbè, d'accordo. Salt kiss your brow. We await your return and the Beastmaster's demise. Offerta alle ombre. Cuore scuro trova l'ispirazione. Ok. Ah, ma vedere Holly non è più un crimine. Era un crimine prima. Vediamo. Ah no, non c'è niente. Vabbè, lasciamogliela. E fa vedere. Il cadavere di Holly è stato recuperato dai pescatori. Poteva saperne più sulla bestia che l'ha uccisa. Ah, qui. Ok. Poi ispirazione. Era offerta. Dov'è? Fa un'offerta per la servitrice delle onde morta. Sì, le abbiamo offerto i nostri servigi praticamente. Quindi, ah no, qui prosegue. Ah, qui, vediamo. La regina dei bugiardi. Ok. Freccia dei molti bersagli. Le avventure illustrate, leggi. Ok. E raccogli. Questo. You hear these mooks trying to tell me about fishing? I've been fishing here all my life. Ok, vabbè. Continuate. Ma qui forse si può guardare, fa vedere. Sing, sisters. Sing in Umberly's name. Qua. Onda scura, oscura. There's nothing for you up here, Flotsam. Back downstairs you go. Vabbè, però posso entrare. You'd better have a very good offering in hand if you're being this much of a pain. Ah, vabbè, non posso entrare. Vabbè. Questo non lo posso guardare. Stop. These are the flood tides chambers. You've no business here, Flotsam. Sì, ah, me ne sto andando. Oh, stai calma. Aspetta un attimo. Ah, ma c'è un ponte qua. Aspetta un attimo. Aspetta che salvo. Se io faccio... Ah, mi ha tolto... Aspetta, forse... Aspetta. Mi sa che è un po' che me l'ha tolto quando ho cambiato. Dov'è? Passo velato qua, ok. Volare e vado qui. Oh. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Ah, non posso farlo. Vabbè, no, non voglio. Ho appena guadagnato la missione. Le mie più sincere scuse. Ok, allora niente, non possiamo andare. Chissà però che nasconde lì. Sai, noi siamo curiosi. A vedere. Non. No, perché non l'abbiamo mai vista, non ce la fan vedere. Però vedo che non ci sono altri accessi. Non. No. E fa vedere. No. Vedi, è completamente tutto a vista, no? Ma completamente. Forse dovrei tipo ammazzare questa, allora sì. Però verrei visto comunque. Vabbè, ci penserò un'altra volta, non adesso. Adesso abbiamo la missione per lei.
che è chiedere qui, forse. Mai visto nulla di simile. I should speak up. This catch is spoiled. You'll have to wait for the next boat. Profuga. Questo. I hate sending Lee packing the girls off without me. But if that smuggler can get them to Waterdeep and away from the Absolute. No, ma io stavo cercando informazioni. Qua dice: trova il padrone della bestia velenosa. La zona è questa. La fa vedere. Qua ci abbiamo anche la fabbrica. Devo ricordarmi. Anzi, metto. Ma forse per la prima volta. Halt, che succede? Citizen. This is a restricted area. Dove? Ah, qui? Ah, non posso andare qui. E come trovo il padrone di... Quello il grosso. Galeb il carnoso. Ah, questa è una zona riservata. Ah, qui c'è una scala, ok, vediamo. Whoa, whoa, mate. This is the last place you need to be. Clear off, yeah? Perché non posso stare qui? Two words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Inganno, intimidire. No, facciamo inganno. Tanto sono della, sono qui per ritirare la spedizione. Inganno. Esordio favorevole. Vai. Why didn't you lead with that? I trust you're gonna balance the books too, yeah? Devo dargli 1000. Vabbè, diamoglieli. Pleasure as always. Better clear it out before the fish get here. You know how they are. Oh, era lui. Ok, fa vedere. Let's not hang around. The fist have their hands full, but that doesn't mean a patrol won't come sniffing. Ah, e qui c'è, vedi. Fa vedere. Pesce senza testa. Questo. Ah, non c'è niente. Questa. Nice to meet a guildie. Put in a good word for me, yeah? Sì, sì, Ho dovuto pure pagare 1000 questo qua, maledizione. Però sicuramente avremmo avuto problemi se non l'avessi fatto, quindi. Magari si nasconde qui. Look for striped sails, they said. Every other ship's got stripes on its sails. Like asking us to look for a fish with a tail. Ok. Pulsiere del marinaio. Asse isolata. Però è un crimine. È in piena vista, tra l'altro. Togliamo. Ok, qua metto automi, così mi ricordo quanto, ecco.
E come faccio a... cioè... How delicious. Non so se a stare, cioè tecnicamente è nascosto. Proviamoci. Ah, ok. Manda all'accampamento. Oh, ok, non mi ha visto nessuno. E apre. Ok, vediamo. Nascosto. Manda. No, prendo io. Ruba. Ok. Mandato all'accampamento. Vabbè, fa niente, lo recupererò. Ok. Questi li mandiamo a noi. E leggi. Regina Amberley, tu che incarni il mare, osserva mentre mi getto sulle rocce del tuo favore. Lascia che l'acqua salata della tua gloria inondi i miei polmoni, trasforma il mio cranio in conchiglia, le mie costole in scogliera, al fine di guadagnarmi la tua benedizione per risparmiarti l'ira dei tuoi saugin. Sì, è inerente quella regina lì, però... Ah, qui non si può andare. Seems like a good moment to talk. Be vigilant, citizen. Sì, ma non mi fai andare? No, sembrava. Vediamo. Cittadino, cittadino. Ah, sarà mica qua dentro. No, oil. Leading right inside. Olio. Cosa? Ah, forse acqua. Olio. Ah, ma questi. Ah, questi non sono considerati? Come non esistessero. Fammi vedere se c'è un altro accesso prima. Qua magari. Deposito Flim. No, non c'è nulla di interagibile. Se io vado sopra. No, vedi? Ah, beh, però qua è più sicuro, guarda. Qui... a meno 8 addirittura. Beh, io posso volare. Ma gli altri no, quindi facciamo così. Nostra solita tecnica. Ok. Vediamo se scende. Ok. Dai, cuore scuro. I'm ready. Whatever it takes. Che te. Ok. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ok. Qui non siamo in vista. Trust no one. Quindi let's crack it open. Perfetto. Serratura aperta. Andiamo. Ah, ecco, meno male sono andato di soppiatto. Villa. Aia. Sono nemici però. Vabbè, io no. Rendiamo, andiamo su spezza spezza. Butto. Ringhio, cos'è? Squartatore. Ho
aspetta. Cioè, ho tutti intorno. Non reagire. Ok. E noi abbiamo fatto. Ah sì, li becchiamo. Becchiamo questo. Vai. Shottato. E time to strike. Aspetta, Lyzel, vai. Ok. Può ancora dire la sua? Non può saltare. Percorso inter... Qui sì. Ok. Ancora vivo. Ah, però ho già usato l'azione bonus. Cuore scuro. Direi che fa così. Ok. Uno è morto. E attacchiamo noi. Ok. Abbiamo ucciso ste bestie, ma Zanna di Worg. Breathe deep and move. Ok, esploriamo l'interno. Ah, ma qua c'è Goblin morto. Scimitarra Goblin. Ruba e aggiunge la mercanzia. Basta, non c'è. Questo è il portone di metallo, sì. Acqua guida. A chiave. I Worg sono intelligenti, più intelligenti di te, probabilmente non dimenticarlo mai. Cacciano in branco, ma solo se si piacciono. Il gruppo migliore è composto da alcuni tipi tranquilli e altri aggressivi. Mantenetevi calmi tra voi. Non fargli mai assaggiare la carne che non sei disposto a fornirgli in continuazione. Mai e poi mai. Non fare favoritismi, sono molto sensibili. E chiave. E sarà la chiave del portone qui. Vabbè, non c'è altro. No traps, please. Baule di legno. Ma sembra. Ah. Qua sembrava tipo un ascensore. Qua c'è qualcosa, un portello. Proprio nascosto sotto. Sotterraneo. Dovevo immaginarlo. Scantinato. Magari è qui la blocco di detenzione. Ah, cos'è che c'è? La missione. No. Forse un uscita lì, non so. C'è nessuno. Deposito di parti di macchine. Una discesa sporca e puzzolente. Qua andiamo verso le fogne. La qualità di un arciduca sorveglianza. Beh, ok. Aspetta. Qui sembra non esserci nulla.
Niente di niente, Nodal. E invece Astarion. Così. Ah, è così, insomma. Apparentemente sembrava non esserci nulla e invece... Sì, però effettivamente stare a... Ah, qua c'è un baule chiuso. Ispezionare ogni cassa, insomma, farlo sempre. Ci metteremmo 15 ore solo per attraversare un dungeon, cioè... Let's get going. Oro, lavoro acquatico. Prinsky. Pezzi prefabbricati per la nostra struttura subacquea consegnati dalla fonderia gondiana sembrano adatti a completare quello che io chiamo trono di ferro. Per assisterti nella tua costruzione ti mando l'onda oscura antiope, una maga rinnegata di Amberley, specializzata nell'ammagliare e controllare i Sawagin, e con la stessa facilità i tuoi problemi di lavoro subacqueo sono risolti. Lord Gortash. Ok, non ci ha sbloccato nulla inerente alla missione. Di lì secondo me andiamo nelle fogne. Vediamo cosa c'è di qua. Cielo di bronzo. Here goes nothing. Oh no, non sembra esserci nulla, anche se si vede un po' poco. E di qua. A ferro infernale? Addirittura? Arnesi da scasso. Accogli. No one back home will ever believe this. Molo subacqueo. Ah, sta salvando. Oh. Ah, è un sottomarino. Attenzione. Qui qualcosa mi sa che c'è.